Ma il discorso che ho ascoltato con interesse il dibattito è dire oggi che l'uscita dall'euro sarebbe una catastrofe, presentando la Grecia e quello che sta capitando in Grecia come modello di quanto potrebbe accadere in Italia, è assolutamente una falsità. Perché bisogna ricordare che la Grecia non è l'Italia, l'Italia è il primo competitor dal punto di vista dell'industria manifatturiera della Germania, e i dati che oggi noi abbiamo è che cosa è successo all'economia italiana da quando è entrata nell'euro. Da quando noi siamo entrati nell'euro, nonostante poi dalla fine dal 2011 in avanti siano attuate le politiche di austerity, quindi le politiche dettate dall'agenda comunitaria, quello che è successo è stato un aumento del debito pubblico, perché oggi rispetto al 2000 il debito pubblico italiano è quasi raddoppiato. Abbiamo avuto un aumento esponenziale della disoccupazione, in particolare quella giovanile. Oggi in Italia un giovane su due non trova lavoro, e non riguarda più soltanto questo problema il profondo sud del paese, ma anche il profondo nord. E soprattutto la situazione è che le politiche europee, l'aumento della pressione fiscale, la tassazione sugli immobili, la tassazione sulla proprietà, tutte quelle politiche che sono state fatte per cercare di mettere a posto i conti dello Stato, inserendo addirittura il pareggio di bilancio in Costituzione, che è un'assurdità, perché voi capite che se si mette il pareggio di bilancio in Costituzione significa privare gli stati nazionali di qualsiasi possibilità di fare politiche economiche, anche cioè di qualsiasi Tsipras possibilità di bilancio. Io non parlo di quello che dice la Lega. Alexis Tsipras ha un grande merito. Il merito di Alexis Tsipras è stato quello, dalla piccola Grecia che fa 10 milioni di abitanti, quindi che diciamo è un puntino in quello che è il sistema europeo, di aver sollevato una questione che oggi ci fa discutere di euro e di Europa anche qui in Italia. Quelli che fino a ieri erano dei dogmi inattaccabili, per cui dall'euro Molinari, non si poteva uscire, che... l'austerity era presa come religione, oggi inizia a scricchiolare. Questo è il merito di Tsipras. Ma lei si augura che esca dall'euro la Grecia, oppure ha paura che uscendo fuori la Grecia dall'euro sia così un disastro? Io non mi auguro che la Grecia esca dall'euro. Io quello che sono certo è che le cose non possono continuare così. Allora, il dato di fatto è che l'Europa costruita in questa maniera, sulla base delle sole logiche finanziarie, senza un predominio della politica sull'economia, sta portando l'Europa al disastro e sta facendo gli interessi solo degli stati del nord più forti. Vi faccio vedere cosa accade. Abbiamo evocato l'Argentina.